Buongiorno a tutti, ora vi mostrerò un metodo per inoculare i fondi di caffè con il micelio di funghi d'oro usando dei chiodi già pre-inoculati. Questo metodo è alla portata di tutti. Come vedete, bisogna procurarsi una bottiglia di plastica, tagliare le estremità, poi con del vapore andate a passare la bottiglia. Sterilizzate i fondi di caffè con il vapore i fondi io li ho già pre-sterilizzati per velocizzare i tempi. Voi dovreste passarli per almeno 15 minuti con il vapore. Poi indossate un guantino sterile, andate a riempire la bottiglia. I fondi di caffè non dovete pressarli, devono restare abbastanza soffici una volta dentro la bottiglia. E come vedete non devono essere polverizzati completamente, ma spezzettati e un po' polverizzati. Ok, bene, una volta riempita prendete le estremità che avete tagliato in precedenza, passatela col vapore. L'avevo già sterilizzata prima, la infilate pressando leggermente fino a far aderire le estremità che avete tagliato. Ora un taglierino sterilizzate con dell'alcol. E andate a praticare dei fori. Adesso prendete i chiodi di micelio e inseriteli nei tagli che avete fatto, in questo modo. Questo è il lavoro più scomodo da eseguire. Fate entrare completamente. Questo, una volta che voi avete fatto i taglietti con il taglierino, è un lavoro che potrete far fare anche ai vostri figli. Poi andiamo a mettere qualche chiodo anche qua in alto. Okay.
I fondi di caffè dovete recuperarli puliti in modo che non sono stati contaminati da muffe. Una volta fatto questo, andate a prendere dei sacchetti da congelatore, passateli anche loro col vapore, dentro la bottiglia, così. Ora chiudete il tutto e andatela a riporre in un ambiente con 20-25 gradi, fino a quando noterete che tutto il micelio si è espanso e ha rivestito di bianco i fondi di caffè. Dopodiché togliete la bottiglia dal sacchetto e la riponete in un ambiente con circa 15 gradi. Dalla comparsa dei funghi dovrete nebulizzare con dell'acqua quotidianamente, e se l'ambiente è molto secco anche due volte al giorno. Se notate che in certi punti dove non avete tagliato crescono sotto alla plastica della bottiglia dei funghi, col taglierino andate a praticare degli altri piccoli tagliettini per favorire la fuoriuscita dei funghi. Buon lavoro a tutti, alla prossima!